Radio Rebelde. Conciencia de los pueblos y la memoria, y la memoria, y la memoria. La Rossa presenta La Rossa in Onda, programma di musica, cultura e controinformazione. Gramsci, estratto di un articolo dell'Ordine Nuovo del 15 gennaio 1921. È caso o è fortuna quella che vuole che il congresso del Partito Socialista Italiano si raduni a Livorno nel giorno anniversario del sacrificio di Carlo Liebknecht? Noi non crediamo né alle date fatali né alle fatidiche coincidenze della storia. E non crediamo nemmeno che lo spirito dei morti abbia potere di ritornare tra i vivi e di ispirarli. Ma se quelli di cui si commemora la fine sono i nostri morti, sono coloro che caddero con le armi levate nel fervore della lotta e con lo spirito teso nelle alternative disperate del combattimento a resistere, ad attendere, a sperare, di questi morti anche noi sentiamo la vitalità eterna. Sentiamo noi pure la permanenza dello spirito loro animatore tra di noi. Per questi morti, anche noi quasi ci sentiamo di ripetere le parole della fiduciosa superstizione cristiana. Essi sono vivi ancora e giudicano e attendono. In realtà siamo noi stessi che giudichiamo e attendiamo,
ma vogliamo pensare l'azione e il giudizio nostro in questi momenti supremi come ispirati, quasi dettati da un insegnamento sorgente dalla vita di chi tanto più intensamente di noi ha operato per l'affermazione e la vittoria dei principi nostri. Sotto gli auspici del nome di Carlo Liebknecht ben si apre perciò il congresso di Livorno. Chi evocherà con il nome, i fatti e gli insegnamenti non potrà trarre che da essi un monito conforme con la nostra attesa, con la nostra fiducia, con i nostri principi. Il nome stesso di Liebknecht apparve allora a tutti la sintesi e il simbolo della rivolta proletaria contro le infamie, contro gli orrori, contro la schiavitù della guerra e della pace capitalistica. Ma oggi, che a distanza di 2 anni ricordiamo quei fatti, noi possiamo aggiungere qualcosa a quella rappresentazione simbolica, possiamo aggiungere l'esperienza di un periodo rivoluzionario apertosi con le più grandi speranze e con la più grande audacia e non ancora concluso. E il sacrificio di Liebknecht ci appare in tutta la pienezza del valore che esso ha avuto, non solo nella storia della rivoluzione europea, ma nella stessa intima storia della formazione nelle file del proletariato di una precisa coscienza e di una valida capacità di azione. Noi abbiamo detto che nel suo nome e nell'azione sua vedevamo un esempio per tutti i popoli. Più che un esempio, è una prova. Carlo Liebknecht ci ha provato nel modo più valido, col sacrificio, quale è la via e quali sono gli ostacoli. Chi evocherà il suo nome al congresso di Livorno saprà esprimere completo il monito che esso contiene? Sotto gli auspici del suo nome noi vogliamo porre, e ci pare realmente ora che la coincidenza sia fatidica, l'origine del Partito Comunista Italiano. Carlo Liebknecht, il nome cui spesso Gramsci rimanda nella lettura proposta, è stato un politico e avvocato tedesco, fondatore della Lega di Spartaco, sostenitore delle idee marxiste e più famoso forse per essere stato compagno di lotta e compagno di vita di Rosa Luxemburg, con la quale ha partecipato a un'importante sommossa e finita nel sangue, in cui ha perso la vita poi con lei per mano dell'esercito. Il giorno che arrivò in città, fresco dalla Sardegna, per fare l'università c'aveva già lui la faccia di chi ci insegna. Aveva già la sua strana testa grossa e l'aria di uno che ha freddo fin nelle ossa. Io lo sapevo, quello lì, me lo sentivo, quello lì, che non sarebbe andato avanti molto. Buonasera a tutti e a tutte, sono Stefano Liberati dell'Associazione La Rossa e vi do il benvenuto a questa puntata de La Rossa in Onda, dedicata ai 100 anni della nascita del Partito Comunista. Cominciamo ringraziando e facendo complimenti alla nostra colore noto, come sempre, bravissimo. Con me ci sono Paolo Papucci, Simone Cheli, Giuseppe Saverino dell'Associazione La Rossa,
e Paolo Caccione, presidente di Settembre Rosso di Empoli, associazione coorganizzatrice di questa puntata. Due ore sono certo poche per una storia così lunga e gloriosa, ma grazie ai nostri ospiti parleremo di tanti momenti storici importanti di questi 100 anni, delle lotte, delle conquiste, degli ideali, dei valori, ma anche della necessità della ricostruzione di un'identità, perché liberismo selvaggio e capitalismo stanno ormai portando la società a un impoverimento materiale, ma anche umano e morale. Quindi la necessità di un vero partito comunista forte e di azioni, ma anche metodi di comunicazione efficaci. Ne parleremo con Alexander Obel, storico e direttore della rivista Marxismo Oggi, Carla Filosa, professoressa di storia e filosofia, Università Popolare Antonio Gramsci, Guido Carpi, professore di letteratura russa e direttore del Centro di Cultura Russa dell'Università All'Orientale di Napoli, Guido Liguori, docente di storia del pensiero politico contemporaneo e caporedattore della rivista di cultura politica Critica Marxista, e Marco Pondrelli, direttore del portale online Marx21. E buonasera a tutte e a tutti, sono Paolo Papucci dell'Associazione La Rossa. C'è poco da aggiungere, Stefano ha presentato benissimo la puntata. Dico solo che per il centenario ci sarebbe piaciuto fare un evento di massa, come peraltro abbiamo già organizzato insieme a Settembre Rosso. E 4 anni fa, il 21 gennaio 2017, abbiamo organizzato a Empoli, al Palazzo delle Esposizioni, un importante evento con un dibattito con Emiliano Brancaccio, e appunto Alexander Obel e Fabio Sebastiani, e poi la sera un concerto con la banda Campacento e la banda Bassotti, dove sono intervenute 1000 persone, quindi era il palazzetto praticamente pieno, quindi è stato un evento molto importante, significativo, e soprattutto ha cementato il rapporto nel lavoro, anche nella fatica dell'organizzazione e della gestione tra l'Associazione La Rossa di Lari e Settembre Rosso di Empoli. E ci sarebbe piaciuto appunto fare un evento di massa come avrebbe meritato il centenario, però sappiamo bene che le condizioni attualmente sono ben diverse e siamo orgogliosi comunque di aver avuto la possibilità, tramite appunto la radio, di organizzare una puntata così significativa, pensiamo, con questi relatori che ha appunto già citato Stefano e che ringrazio anch'io per la disponibilità che hanno avuto. Quindi non mi resta che salutare tutti e tutti, augurare buon ascolto e forse sarebbe il caso di dire: ricominciamo dal 21. E ringraziamo il dottor Guido Carpi, che è professore ordinario di letteratura russa presso l'Università di Napoli, l'Orientale, e direttore del Centro di Cultura Russa, Rushki Mir, presso il medesimo Ateneo. È membro dell'Associazione Italiana Slavisti e noto a livello internazionale, in particolare per i suoi studi sul verso russo e sulla storia delle ideologie in Russia. Ha pubblicato numerosi articoli, saggi e traduzioni e monografie in russo e in italiano, tra cui una storia della letteratura russa in 2 volumi nel 2016. Poi ha scritto una storia del marxismo russo pubblicata a Mosca sempre nel 2016 e una breve storia sulla rivoluzione russa nel 2017, appunto il centenario, per il centenario. Poi insieme a Pilar De Cantini e Virginia Pili ha pubblicato una breve biografia di Stalin dal titolo singolare, molto singolare, Il Minotauro e la Cipolla.
mi sembra tutto un programma. Recentemente ha dato sempre alle stampe una biografia anche su Lenin, quindi non si è fatto mancare niente. E a lui facciamo, proprio a proposito di Lenin, una domanda semplice semplice, perché noi riteniamo che indubbiamente alla base del movimento comunista internazionale ci sia stato e ci sia ancora oggi Lenin. E come si potrebbe descrivere brevemente l'essenza del suo pensiero? Buonasera, grazie, e cercherò di rispondere in modo, come dire, telegrafico, anche se non è facile, perché per capire il leninismo è necessario distinguere le cose che non cambiano, i suoi parametri immutabili, dalle varie forme che essi prendono. Già Trotsky diceva che Lenin prendeva ciò che gli serviva e quando gli serviva, e questo è vero, ma succedeva sempre per riporre ciò che gli serviva in una cassetta degli attrezzi con degli scomparti già sempre ben ordinati. Vediamo qual era la griglia più o meno immutabile attraverso cui il bolscevismo filtra, scompone e metabolizza tutti gli elementi con cui ha a che fare. Dunque, innanzitutto, uno, la lotta che è come esperienza diretta, immediata, che è molto più delle acquisizioni teoriche, determina la crescita politica, organizzativa, addirittura morale dei soggetti coinvolti. Quindi la priorità della lotta. Poi, in secondo luogo, la profonda consapevolezza che la lotta pratica non è mai fine a se stessa, ma attraverso la lotta si fa teoria, la lotta come fonte di teoria, ragionare sulle lotte fatte, sulle contraddizioni su cui si agisce, così come non c'è alcuna teoria che non debba essere tradotta direttamente in pratica. Anche questo rende difficile a volte capire Lenin, perché le sue teorie sono sempre immediatamente applicabili a un determinato contesto che magari noi a volte possiamo non conoscere. Poi un ulteriore terzo punto, c'è l'enfasi sulla figura concreta del militante, una figura nuova di militante. I russi avevano avuto, il movimento rivoluzionario russo aveva avuto fino a quel momento il problema che i militanti in genere erano intellettuali, e con, diciamo, con aspetti un po' velleitari. Lenin teorizza quello che lui chiamava il rivoluzionario di professione, che è una sorta di via di mezzo tra colui che ha le capacità teoriche dell'intellettuale e però anche la determinazione pratica del proletario. Naturalmente queste due figure si fondono, danno vita a un qualcosa di nuovo, sempre attraverso la lotta. Pratica e teoria hanno una sintesi nell'organizzazione. L'organizzazione è proprio il focus nel quale pratica e teoria si fondono, sempre attraverso l'attività, chiaramente, sia teorica che pratica, di questa figura di militante nuovo. E è proprio, tra l'altro, come ci ricorderemo, è proprio sul dilemma di come organizzarsi che si spacca nel 1903 al secondo congresso del partito, il Partito Socialdemocratico, fra bolscevichi e menscevichi. Poi bisogna tenere anche conto di un elemento esterno, che è quello che fa un po' come precipitare gli elementi costitutivi del bolscevismo, e che è la Grande Guerra, lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, che cambia completamente il paradigma in tutta la tradizione marxista, nella quale il bolscevismo si era, tra l'altro, sempre riconosciuto fino a quel momento, la tradizione della Seconda Internazionale. Sembrava che, pur con le sue peculiarità, il bolscevismo si sentiva parte della tradizione della Seconda Internazionale. Si sentiva, ma non è detto che lo fosse davvero del tutto. Perché nella Seconda Internazionale prevalevano gli elementi, non voglio dire riformisti, c'era anche l'ala riformista, ma diciamo c'era un'idea un po' meccanica dello sviluppo della società, come se le leggi dell'economia predette da Marx portassero inevitabilmente al socialismo e non fosse necessario alcun
momento di conflitto acuto. Questo pensavano i leader della seconda internazionale. Quando poi arriva una nuova generazione di dirigenti, quelli nati a grosso modo intorno agli anni 70, siamo già nel periodo che noi possiamo chiamare dell'imperialismo, quindi l'economia entra in un periodo di caos, il ruolo dei nazionalismi viene sempre più esasperato, vediamo il nascere di un intero sistema mondo con queste colonie che chiaramente in futuro è sempre più chiaro che avrebbero avuto un'importanza fondamentale per il movimento rivoluzionario. E da qui il fatto che i giovani dirigenti mettono in discussione queste certezze un po' placide degli anziani, aumenta il tasso di radicalismo, di voglia di rivoluzione fatta in modo attivo. Riemerge un deciso orientamento a quello che possiamo definire un volontarismo rivoluzionario, e non è un caso che numerosi teorici e dirigenti di questo indirizzo, e nati proprio in quegli anni, quindi la giovane generazione, Lenin, Rosa Luxemburg, Trotsky per esempio, provengano dall'impero zarista, che è un sistema periferico e molto squilibrato, in cui le contraddizioni dell'epoca si fanno sentire con maggiore acutezza. Quindi si può dire che allo scoppio della guerra è come se il bolscevismo uscisse dal bozzolo della Seconda Internazionale, finalmente dotato di un proprio principio connettivo, di una propria fisionomia, dove quindi il nucleo dottrinario delle origini del bolscevismo, quello che avevo detto prima, poi l'esperienza politica che Lenin, che a questo punto era già molto forte, tutta una serie di analisi che Lenin compie in questo periodo, si trovano improvvisamente inquadrati in una visione complessiva del mondo che inizia subito a espandersi, a incorporare componenti nuove, aggregarle, e il bolscevismo da questo momento in poi percepisce se stesso come asse centrale del sistema politico, a disporre e raggruppare gli altri elementi lungo il proprio perimetro, a pensarsi come il centro del percorso rivoluzionario da compiere. La cosa fondamentale che volevo sottolineare alla fine è che questo è il periodo che Lenin supera definitivamente l'idea un po' concentrica dello sviluppo della società che aveva avuto il marxismo fino a questo momento, ossia tutto avviene per la prima volta al centro del sistema, bisogna che tutto il mondo sviluppi il capitalismo, il resto del mondo è semplicemente più arretrato, tutti devono seguire le stesse fasi. Lenin capisce che non è così, che i percorsi rivoluzionari nel mondo saranno tra di loro complementari e diversi, e da qui nasce per esempio il grande sviluppo della lotta anticolonialista dopo la rivoluzione d'ottobre. Si potrebbe dire ancora tantissimo, chiaramente, ma per il momento direi che un primo assaggio può bastare. Grazie. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados listos a especular, libre comercio sin barreras. ¡Órale! ¡Órale! Nos rodean, nos roban y encierran en nombre de su libertad. Es la ira del
Buonasera a tutte e a tutti, ancora qua con la Rossa in Onda in questa puntata speciale e particolare, perché domani appunto ricorre il centenario di fondazione del Partito Comunista d'Italia, quindi è un evento importante, un evento storico appunto importante e politico che ha segnato la storia d'Italia e diciamo è comunque ancora fondamentale ripercorrere quei momenti di 100 anni fa anche per trarre spunti sulla situazione attuale. Quindi per questo abbiamo chiamato una serie di compagni e compagni, studiosi, storici, per ripercorrere quei momenti e darci anche degli spunti appunto sull'oggi. Una dei relatori che abbiamo invitato per quest'oggi è la professoressa Carla Filosa, che è appunto laureata in filosofia e professore di filosofia in storia e pedagogia, redattore della rivista marxista La Contraddizione dall'87 al 2015, ha collaborato con altre riviste come Marx 21, Marxismo Oggi, Invarianti, Giano, Settimanale della Città Futura, ha pubblicato Le classi e la storia, edito dalla Città del Sole, coautore con Gianfranco Pala del Terzo Impero del Sole, cura rubriche per Radio Quarantena, tiene lezioni di economia e filosofia marxiana all'Università Popolare Antonio Gramsci di Roma. È un vero piacere averla con noi, anche perché l'abbiamo già ospitata più volte, diciamo, anche alla Festa Rossa e anche diciamo altre iniziative come l'anno scorso, appunto il 1 marzo, il convegno su capitalismo e crisi climatica. Quindi diciamo un po' una nostra abitudine e la ringraziamo per questo, per la sua disponibilità. E con lei vorremmo fare una riflessione appunto sugli obiettivi di Gramsci all'origine della fondazione del Partito Comunista d'Italia il 21 gennaio del 21 e quindi chiaramente tutto ciò che l'aveva preceduta e le analogie e le differenze con la situazione attuale. Quindi io ringrazio fin d'ora appunto la professoressa Filosa e a lei la parola. Allora, buonasera a tutti quanti che hanno la capacità e la pazienza di ascoltarci. Volevo semplicemente collegare la nascita del Partito Comunista d'Italia ad opera di Antonio Gramsci e Amedeo Bordiga nel 1921, cioè esattamente 100 anni fa, di cui per l'appunto oggi ricorre l'anniversario. Non è semplicemente una commemorazione quella che intenderei portare avanti, ma un collegamento che unisce le condizioni non solo reali, economiche, sociali e politiche di 100 anni fa, ma anche quelle odierne, determinate da fattori appunto di analogie ma anche molte differenze. Quello che c'è da dire è che il Partito Comunista d'Italia, fondato a Livorno nel 21, fu il compromesso realizzato tra una serie di fattori economici e tragici della fine della Prima Guerra Mondiale, con una serie di problematiche che si svilupparono all'indomani della guerra in termini appunto di scioperi e inflazione, pertanto perdita del potere d'acquisto dei salari e accordi tra la Confindustria e la CGIL, la Confederazione appunto sindacale, che raggruppava ancora in termini egemonici i lavoratori dell'epoca. E qui, l'accordo che fu fatto in termini di aumenti salariali e accoglimento degli straordinari da parte di questo accordo tra CGIL e Confindustria fu fatto in seguito alla richiesta di portare la giornata lavorativa da 10 a 8 ore e comprendeva, per la richiesta della Confindustria, l'aumento della produttività e la tregua sociale almeno di 3 anni. Ecco, vorrei far notare che questo obiettivo tipicamente capitalistico, che allora si pose come una clausola
parola di accordo, ovviamente poi rimangiato all'interno del processo lavorativo che era stato fortemente attaccato anche allora, c'è un raccordo che possiamo fare con l'oggi, con la situazione che Bonomi a tutt'oggi reclama per l'appunto l'aumento della produttività salariale da parte della forza lavoro, voglio dire, e la tregua sociale con i sindacati che viene ad essere il continuo raccordo che il capitale chiede per poter ottenere un aumento dei profitti, un aumento quindi degli sforzi che la forza lavoro deve effettuare, mentre 100 anni fa la forza lavoro era ancora identificabile in attività riconoscibili, oggi ecco, è stata frantumata, è stata dispersa in una incapacità e impossibilità quindi a riconoscersi come classe e quindi rimane all'interno di una subalternità molto più grave di quella che si trovò Gramsci ai tempi del 1920. Ecco, da ricordare che all'epoca, all'indomani della Prima Guerra Mondiale, si verificò quello che è stato chiamato storicamente il Biennio Rosso, cioè un periodo che dal 1918-19 fino al 1920 vide una serie di sommosse, i moti per il caro vita o il caro viveri, che tutte le procure d'Italia dichiararono nella difficoltà assoluta di contenere e organizzare queste sommosse in termini di fine del disordine sociale. Ecco, questa realtà così combattiva e così difficile che si prospettò alla fine della guerra è stata portata avanti poi successivamente attraverso tutta una serie di differenziazioni dal Partito Comunista Italiano, che nel 91 si è definitivamente sciolto all'interno del 20° Congresso Nazionale con la cosiddetta svolta della Bolognina. Ecco, 70 anni di Partito Comunista hanno significato alterne vicende che qui è troppo difficile insomma esprimere in termini molto veloci e che però hanno portato avanti una analogia con la crisi attuale. La crisi della guerra è chiaramente stata una crisi imperialistica, una crisi di capitale che anche oggi noi registriamo, in quanto è proprio la struttura del sistema di capitale che determina la necessità della crisi economica, non è una fatalità né un qualcosa che può essere evitato, perché è lo stesso funzionamento ottimale del sistema che determina queste crisi. Allora si tradussero in una dimensione militare bellica e oggi si traduce in una serie di guerre per interposta persona o disperse nel mondo e soprattutto in guerre economiche, commerciali, ideologiche, eccetera. La analogia che possiamo cogliere oggi in particolare è anche, oltre l'identità della crisi oggi che vede un proletariato molto più disperso e molto più composito, è proprio di una velocizzazione che allora fu portata avanti proprio dalle innovazioni belliche e oggi è portata avanti da una velocizzazione dovuta alla dimensione epidemica che si è verificata e che ha determinato un aggravamento della crisi e quindi un aggravamento delle condizioni della classe lavoratrice, che invece di essere organizzata e sostenuta da un partito che ne prende le difese e che ne coglie le dimensioni appunto di necessità, si trova senza un punto di riferimento, cosa che Gramsci ha cercato in tutte le maniere di affermare come priorità assoluta, rinviando ogni opportunismo e effetti paralizzanti che
abitavano nel mondo degli intellettuali dell'epoca e che ancora oggi noi ritroviamo, sebbene in forme assolutamente diverse. La cosa importantissima che nel 1920 fu effettuata proprio per il sostegno degli Ordine Nuovo, che era il giornale organizzato da Gramsci, furono i consigli di fabbrica al posto delle commissioni interne, che lui definì addirittura delle creature dei sindacati, cioè qualcosa che proveniva dall'alto senza rappresentare effettivamente i lavoratori. Ecco, l'Ordine Nuovo doveva essere l'organo di questi consigli, quindi doveva avere una funzione di educazione e organizzazione per realizzare una forma di democrazia diretta e di potere operaio che doveva costituire un modello di uno Stato proletario all'interno di obiettivi che erano stati posti. Ecco, gli obiettivi, mi sembra che oggi noi abbiamo fame di questi obiettivi, e però non essendo una condizione rivoluzionaria non possiamo portarli molto avanti, però in una dimensione, diciamo, minima possiamo anche definirli consapevoli di una possibilità di difesa delle condizioni di lavoro e di vita della proletarizzazione crescente, anche se sappiamo perfettamente che siamo in una dimensione assolutamente non rivoluzionaria, assolutamente difficile proprio per la dispersione realizzata, ma contro questa dispersione io penso che le parole di Gramsci siano ancora oggi importanti, proprio per affermare la necessità di una dimensione teorica che vada affrontata e che non sia scissa da una dimensione pratica che oggi deve essere reimpostata e assolutamente riguardata come un obiettivo fondamentale. Noi oggi possiamo semplicemente auspicare che questo avvenga, e questo deve essere un invito a tutti i lavoratori, a tutti gli intellettuali organici e lavoratori, per portare avanti l'obiettivo di studiare la fase così come Gramsci credette di effettuare 100 anni fa, che però sono ancora oggi l'obiettivo comune. Io ringrazio dell'ascolto e un saluto a tutte e a tutti, e possiamo risentirci sempre che le possibilità ci siano date, nonostante appunto la pandemia in atto. Grazie a voi. All'industria di Aldo han fatto uno sciopero quei quattro ignoranti, volevano avere i salari aumentati, dicevano pensi di essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato i cortili e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce e portate il martello. Come abbiamo già detto, questa è la puntata speciale della Rossa in Onda, in quanto domani ricorre il centenario della fondazione del Partito Comunista d'Italia, quindi ci tenevamo come Associazione La Rossa e Settembre Rosso proporre appunto una puntata che proponesse degli approfondimenti con dei relatori di prim'ordine. Uno di questi è senz'altro Guido Liguori, il professor Liguori, che insegna storia del pensiero contemporaneo e è presidente dell'International Gramsci Society Italia e caporedattore della rivista di cultura politica Critica Marxista.
I suoi interessi di studioso riguardano la storia del marxismo, il pensiero socialista, il pensiero politico italiano del Novecento, il pensiero di Gramsci e la sua diffusione nel mondo. È autore di numerosi libri, numerosi saggi che riguardano l'argomento. È veramente un piacere averlo appunto qua con noi. A lui vorremmo fare una domanda, diciamo, che riguarda più le origini, ecco, la fondazione del Partito Comunista, e cioè una domanda che parte dall'antefatto, cioè dal Biennio Rosso, quindi dal Biennio Rosso del 1919-1920, l'occupazione delle fabbriche e poi il successivo naufragio della spinta rivoluzionaria. Quindi vorremmo chiedergli appunto qualche, diciamo, delucidazione in più sullo strappo avvenuto poi con i socialisti e la nascita il 21 gennaio del 1921 a Livorno del Partito Comunista d'Italia. Grazie, professor Liguori, a lei la parola. Le origini della nascita del Partito Comunista d'Italia, come si chiamava al momento della fondazione, sono in parte da far risalire alla Rivoluzione d'Ottobre, e dunque alla Prima Guerra Mondiale, senza di cui la Rivoluzione d'Ottobre non ci sarebbe stata. Dopo la Prima Guerra Mondiale, gli equilibri sociali e politici anche in Italia erano cambiati. I sacrifici fatti durante la guerra, le promesse non mantenute fatte soprattutto ai contadini per spingerli a combattere, i salari reali degli operai in netto calo, ma anche l'esempio della Rivoluzione d'Ottobre, erano tutti elementi che facevano credere a molti che ci si trovasse in una situazione pre-rivoluzionaria. Vi erano nella sinistra del Partito Socialista gruppi e correnti che sentivano l'adesione alle posizioni rivoluzionarie in modo molto più concreto della maggioranza del partito e guardavano alla rivoluzione come a un evento auspicabile e anche possibile. Tra coloro che in Italia si rifacevano con convinzione all'esempio della Rivoluzione Russa vi era il gruppo della rivista Il Soviet, del napoletano Amadeo Bordiga. Per Bordiga le contraddizioni del capitalismo avrebbero portato al socialismo. Il partito, che per lui era il vero e forse il solo soggetto della rivoluzione, doveva dedicarsi soprattutto alla propaganda, all'organizzazione, in attesa del procedere inesorabile della storia. Bordiga inoltre era sostenitore dell'astensionismo elettorale, cioè del rifiuto di partecipare alle elezioni, era contrario a ogni alleanza, anche contro il fascismo, ed era molto settario. Entrò presto in rotta di collisione con Lenin e con l'Internazionale Comunista, che era nata a Mosca nel 1919. Quello della rivista Soviet di Bordiga era però il gruppo più importante nella sinistra socialista, soprattutto perché Bordiga era stato il primo a puntare con decisione sulla costituzione di un nuovo partito e a organizzare con questo scopo una frazione nazionale. Gramsci, al contrario, per la sua formazione giovanile, aveva una concezione del marxismo nella quale erano fondamentali l'intervento soggettivo, dunque la politica, la cultura, la volontà. La Rivoluzione Russa, guidata dal piccolo partito bolscevico, gli era sembrata per molti versi la conferma della sua impostazione culturale e politica precedente. Già dal 1911 Gramsci viveva a Torino, città della grande industria, città operaia per eccellenza. Negli anni del Biennio Rosso 1919-1920, in cui la rivoluzione sembrava alle classi lavoratrici e ai socialisti ormai a portata di mano, quattro giovani socialisti che sentivano fortemente il fascino della Rivoluzione Russa, cioè Gramsci, Togliatti, Tasca, Terracini, fondarono l'Ordine Nuovo, una nuova rivista uscita non a caso a partire dal 1 maggio 1919. Ben presto divenne la rivista propugnatrice di una democrazia di tipo nuovo, basata sui consigli di fabbrica, quasi dei soviet, come quelli che in Russia avevano fatto la rivoluzione. Per Gramsci i consigli non solo dovevano prendere il posto del padrone e dirigere la fabbrica, ma dovevano sostituire lo Stato borghese con uno Stato proletario. Consigli e partito erano per Gramsci le due gambe su cui doveva marciare la rivoluzione, mentre Bordiga considerava solo il partito come momento centrale del processo rivoluzionario. Le intuizioni di Gramsci sui consigli furono accolte con grande interesse dagli operai torinesi,
ma furono osteggiate dal sindacato e dal Partito Socialista. Nell'aprile e nel settembre 1920 la questione del potere in fabbrica e fuori sembrò arrivata all'ordine del giorno. Il patronato passò all'offensiva, ritenendo che i consigli operai dovevano essere sconfitti poiché in officina non potevano coesistere due poteri. E quindi in aprile nelle fabbriche torinesi iniziò un vero e proprio braccio di ferro decisivo sul potere in fabbrica. Il Consiglio Nazionale del PSI però si dimostrò ostile al movimento dei consigli e anche il sindacato socialista, la CGIL, negò il suo appoggio, rifiutò la proclamazione di uno sciopero generale nazionale. Al termine di una dura lotta, con 10 giorni di sciopero generale cittadino, quindi gli operai torinesi vennero sconfitti. Dopo questa vicenda Gramsci scrisse il documento per un rinnovamento del Partito Socialista, che venne molto apprezzato da Lenin al secondo congresso dell'Internazionale nel luglio 1920, ma osteggiato da tutti gli altri principali dirigenti del Partito Socialista Italiano, compreso Bordiga. Vi si leggeva, tra l'altro, che l'esistenza di un partito comunista era la condizione fondamentale e indispensabile per tentare qualsiasi esperimento di Soviet. La fondazione di un nuovo partito comunista e rivoluzionario era quindi divenuta inevitabile anche per Gramsci. L'iniziativa ordinoista giungeva comunque in ritardo ed era incompleta, come pochi anni dopo riconoscerà lo stesso Gramsci con le parole di aspra autocritica. Era nel 1920 che bisognava, secondo lui, osare di più, anche andando apertamente contro il partito e il sindacato, organizzando su base nazionale il movimento dei consigli e anche una frazione nazionale e anche formare una frazione nazionale degli ordinovisti. Nel 1920, dopo la sconfitta dell'occupazione delle fabbriche, a cui Gramsci tra l'altro aveva guardato con molto scetticismo, l'adesione alla frazione comunista guidata da Bordiga da parte dei giovani dell'Ordine Nuovo farà sì che il peso del gruppo gramsciano risultasse nei mesi e negli anni successivi inferiore a quello che avrebbe potuto essere. La principale conseguenza dell'egemonia bordighista sul processo di costituzione del nuovo partito fu che venne mancato fortemente l'obiettivo di conquistare il grosso delle forze del Partito Socialista, nonostante il grande prestigio di cui godeva l'Internazionale. Nacque, grazie alla rigidità, possiamo dire al settarismo di Bordiga, un partito comunista molto più piccolo delle previsioni, che ebbe anche molti pochi voti nelle elezioni successive dello stesso 1921. La scissione alla Livornese non piacque a Lenin e all'Internazionale. Non fare come a Livorno divenne un monito negli ambienti della stessa Internazionale. Ed era vero, la rigidità di Bordiga, che si innescava su un'altra rigidità, quelle delle 21 condizioni poste dalla stessa Internazionale nel 1920, aveva provocato una scissione di minoranza. Nel giro di pochi mesi, inoltre, la situazione politica internazionale italiana era cambiata rispetto al 1920. Era svanito il sogno di una rapida sollevazione rivoluzionaria nel cuore dell'Europa e in Italia si era affermata la violenza delle squadracce fasciste, pagate e organizzate dal capitalismo e coadiuvate dalla polizia e dai carabinieri. La scissione di Livorno avveniva drammaticamente in ritardo, come vide subito Gramsci. Fu una scissione di minoranza anche perché avvenuta quando era già passata l'ondata rivoluzionaria. Il PC nacque come organizzazione quasi militare, ideologicamente molto rozza, rispecchiava la personalità di Bordiga. In una situazione di violenza e di guerra civile, Bordiga addirittura non vedeva nemmeno alcuna differenza tra il fascismo e le altre forze borghesi. Solo nel 1924 Gramsci riuscì, sostenuto dall'Internazionale, a prendere la guida del Partito Comunista. La critica gramsciana era a come era stato costruito il Partito Comunista, ovviamente, non certo alla fondazione del nuovo partito in sé per sé. La lotta interna contro Bordiga durò fino al 1925-1926 e nel gennaio 1926 a Lione, in Francia, per motivi di sicurezza ovviamente, vi fu un vero e proprio congresso di rifondazione del PC, ora guidato da Gramsci, da Togliatti, dagli altri dell'Ordine Nuovo, su una linea politica molto diversa da quella
settaria e minoritaria di Bordiga, che aveva fatto tanti danni. Una linea politica attenta alla presenza dei comunisti in fabbrica, attenta, quella di Gramsci ovviamente, alla presenza dei comunisti nel mezzogiorno, al lavoro tra i contadini. Ma purtroppo ormai era troppo tardi. Il fascismo aveva vinto. Nell'ottobre del 1926, come è noto, Gramsci venne arrestato e iniziava un'altra storia per i comunisti italiani e per il paese, una storia tutta diversa in cui comunque l'eredità gramsciana e il Partito Comunista nato a Livorno svolsero un ruolo fondamentale, un ruolo ovviamente estremamente positivo e direi anche decisivo. Nino dicono non c'è verso, nessuna direzione, non battono più i piedi per terra, anche se oggi c'è la recessione, e hanno risate da congresso e fanno scorta per il coprifuoco, piangono lacrime recitate e sono bravi a fare il doppio gioco. Ma oggi Nino, ti do la mia parola, quella di chi nel pane ci mette tutto il sole, quella che canta con la città futura e corre fino al vento, oltre le sbarre, oltre i cancelli, oltre queste mura. Comunista, chi ferma la mano, chi alza il bastone. Comunista è la terra che c'è oltre ogni nazione. Comunista... Ebbene sì, ci sono anch'io. Ci sono anch'io, Peppe Saverino, in questo lungo pomeriggio della Rossa in Onda, in questa puntata speciale per commemorare e celebrare i 100 anni della nascita del Partito Comunista Italiano. Innanzitutto volevo ringraziare tutti i compagni che mi hanno preceduto nella conduzione di questo programma e tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno fatto sì appunto che questa bella realtà della Rossa in Onda sia ancora in onda e soprattutto possa appunto celebrare quello che è il centenario del Partito Comunista Italiano. Ma soprattutto un ringraziamento agli ospiti che hanno prestato la loro opera, la loro voce e le loro memorie appunto a questa importante per noi puntata della Rossa in Onda. A proposito di ospiti, a me l'onore di introdurre il prossimo ospite di questo pomeriggio. Avremo infatti con noi Marco Pondrelli, che è uno studioso di politica internazionale che dal 2018 è anche direttore del sito internet max21.it, un sito molto molto importante, soprattutto molto interessante, perché si ispira alle idee del marxismo-leninismo ed è di particolare interesse il sito max21.it, lo torno a ripetere, in quanto si scrive, si ospita e si traducono articoli prevalentemente di politica internazionale, che offrono quindi al lettore un diverso punto di vista della lettura e delle notizie che vengono offerte dai mass media tradizionali e soprattutto quelli italiani. E lì non apro la parentesi, altrimenti la polemica diventa davvero lunga ed infinita. Ma a Marco Pondrelli vorremmo chiedere quale sia l'importanza di un partito comunista nella fase storica che stiamo vivendo e soprattutto l'attualità del pensiero marxista nelle nuove forme di lotta. La domanda che ponete è allo stesso tempo molto interessante e molto complessa. Penso che per riaffermare l'importanza del partito comunista sia necessario partire, prima di arrivare all'oggi, guardando al passato. Il ruolo del Partito Comunista in Italia, per determinare la storia del nostro paese, è stato
importantissimo. Pensiamo alla lotta contro il fascismo. Adesso questa vulgata revisionista arriva a definire il Partito Comunista come responsabile o corresponsabile della nascita del regime fascista in Italia. Invece il Partito Comunista, nato 100 anni fa, diede un contributo essenziale nella lotta al fascismo, combattendo in clandestinità anche nei momenti più bui della storia. Pensiamo alla fine degli anni 30, al 38, quando il fascismo era vincente dopo le esperienze coloniali, e bisogna riconoscerlo, aveva anche un seguito popolare. In quel momento i comunisti non hanno mai smesso di lottare, proprio quei semi, quelle poche persone, quei pochi quadri isolati nella clandestinità che sono riusciti a gettare, sono stati fondamentali di lì a pochi anni per costruire quel grande movimento che è stata la Resistenza, che ha portato alla nascita non solo alla sconfitta del fascismo, ma anche alla nascita della nostra Costituzione, una Costituzione avanzatissima che oggi dovremmo, dalla quale oggi dovremmo ripartire per ricostruire la politica in Italia. Pensiamo anche poi a quello che è stato dopo la lotta di liberazione. Solo per fare un esempio, il ruolo del Partito Comunista nelle lotte operaie, lo Statuto dei Lavoratori, le grandi conquiste che si sono strappate nel dopoguerra sono stati certamente merito della lotta del Partito Comunista. Ecco perché, se guardiamo all'oggi, un Partito Comunista è essenziale, il ruolo dei comunisti è essenziale, così com'è attuale il pensiero marxista. Lo vediamo proprio di fronte alla crisi che stiamo vivendo, una crisi di forte diseguaglianza, in cui i ricchi sono sempre meno e sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, ed è quello che più di 200 anni fa scriveva Carlo Marx nei suoi libri. Oggi il ruolo dei comunisti dovrebbe essere questo, così come dovrebbe essere quello di un impegno contro la guerra. I pericoli di guerra sono più che mai forti e più che mai evidenti nel mondo contemporaneo. Gli Stati Uniti sono il maggior pericolo per la pace nel mondo. Quel modello è entrato in crisi, non è più un riferimento nel mondo, e per usare una terminologia gramsciana possiamo dire che, venuta meno la capacità di esercitare l'egemonia, rimane agli Stati Uniti la forza militare e la guerra. Quindi le categorie marxiste e leniniste di imperialismo, di lotta di classe, sono quanto mai importanti oggi, ed oggi i comunisti dovrebbero ripartire dal radicamento, come giustamente dite voi, nei posti di lavoro e nei territori. Personalmente trovo disarmante il fatto che quando ci sono le elezioni nelle periferie delle grandi città, laddove c'è disagio, laddove c'è povertà, laddove ci sono tanti problemi, a partire da quelli della casa, dicevo, nelle periferie Lega, Fratelli d'Italia ottengono tantissimi voti, mentre i comunisti e la sinistra in tutte le sue forme, da quella radicale a quella alternativa, quella moderata, quella riformista, ottengono il maggior numero di voci nei quartieri ricchi, nei quartieri più benestanti.
su questo dobbiamo riflettere, c'è qualcosa che non va, evidentemente stiamo pagando i nostri errori, evidentemente stiamo pagando la percezione che abbiamo dato di non essere rilevanti, di non parlare più la stessa lingua del mondo del lavoro, di non parlare, di non toccare più i reali problemi che i lavoratori, le lavoratrici, i disoccupati, i precari hanno tutti i giorni, a partire da quello della casa. L'ultima questione in ordine dei tempi, la grave crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo con il Covid ci deve far capire che il nostro ruolo deve cambiare. Noi dobbiamo essere percepiti da chi vive nelle periferie, da chi ha dei problemi, come una risposta, come qualcuno che ti sa indicare una via che non è solo quella del socialismo e della rivoluzione, ma è quella nell'immediato, così come il Partito Comunista che trasformò l'assalto al municipio in protesta e opposizione politica, ottenendo fra le altre cose, ne parlavo prima, lo statuto dei lavoratori, quindi il riconoscimento di diritti e di tutele, lo stato sociale, la sanità, i cui tagli e della cui privatizzazione oggi purtroppo paghiamo le conseguenze nella gestione del Covid. E per finire il tema dell'egemonia, e su questo io non posso che non partire, perché mi sembra emblematico, da quella risoluzione che personalmente mi ha indignato del Parlamento europeo, che ha equiparato nazismo e comunismo e che ha accusato l'Unione Sovietica di essere corresponsabile dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale assieme alla Germania nazista. Dico che mi ha indignato non tanto perché quella risoluzione è stata votata da Lega, dalla Meloni, da Fratelli d'Italia, da Orban, no, il pericoloso Orban, ma perché è stata votata anche dal Partito Democratico, cioè da coloro i quali millantano radici proprio in questa storia. Ecco, questa risoluzione ci fa capire che in questi 30 anni, forse 40 anni, noi quotidianamente, ogni giorno abbiamo ceduto al nostro nemico centimetro per centimetro, abbiamo rifiutato la nostra storia ed abbiamo assunto quella dei nostri avversari. Ecco, bisognerebbe ripensare a tutto e rilanciare una grande battaglia per l'egemonia. Penso che nella storia italiana i comunisti possono ed hanno sicuramente commesso degli errori, ma a differenza di altri non hanno nulla di cui vergognarsi, anzi i lavoratori e le lavoratrici sicuramente stavano meglio quando c'era un forte Partito Comunista, ed è il motivo per cui bisogna impegnarsi e lavorare per rilanciare questa lotta e un soggetto comunista ed alternativo ed anticapitalista oggi in Italia. Siamo giunti quasi alla fine della puntata di quest'oggi della Rossa in Onda, puntata che ricordo una puntata speciale
per l'anniversario, per il centenario della nascita del Partito Comunista Italiano. Abbiamo ascoltato degli ospiti davvero interessanti che abbiamo avuto l'onore di avere in trasmissione, e l'ultimo ospite di questa puntata è lo storico e professore Alexander Obel. Il professor Obel collabora con la Fondazione Gramsci ed è professore di storia contemporanea presso l'Università della Tuscia. Dirige il sito Marxismo Oggi ed è presidente di Futura Umanità, ossia l'Associazione per la Storia e la Memoria del PC. Il professor Obel è autore dei libri Il PC di Luigi Longo e Luigi Longo, una vita partigiana. Inoltre ha curato anche vari volumi sulla figura di Palmiro Togliatti e sulla storia del Partito Comunista Italiano. Attualmente sta lavorando alla seconda parte della biografia di Longo. E questa era un po', ecco, la figura del professor Obel, ma noi vogliamo fare la nostra domanda personale e particolare al nostro ospite, e per fare questa domanda parto un po', la prendo un po' alla larga, devo dire, perché parto dal novembre del 1926, quando con le leggi speciali che il fascismo impose, appunto il regime mise fuori legge tutte le organizzazioni che gli si opponevano. Iniziarono così i primi arresti indiscriminati di quel periodo, e primo fra tutti anche il segretario del Partito Comunista, Antonio Gramsci. Allora chiediamo al professor Obel, come fu possibile che, nonostante venisse privato della maggior parte dei suoi dirigenti e vista anche la decimazione dei suoi militanti, ecco, ci chiediamo come mai il Partito Comunista riuscisse ad essere il motore della resistenza e per la lotta di liberazione nazionale. Alla domanda come sia possibile che il Partito Comunista d'Italia, un piccolo partito nato da pochi anni, anzi da pochi mesi, rispetto all'avvento del fascismo e poi messo fuori legge e falcidiato dagli arresti dopo l'istituzione del Tribunale Speciale con le leggi eccezionali fasciste, ecco, com'è possibile che questo partito, che appunto avrà migliaia di suoi militanti e dirigenti colpiti dalla repressione fascista, riesca ad essere una forza egemone nella lotta di liberazione tra il 43 e il 45? Io direi che dobbiamo rispondere pensando a due ordini di fattori tra loro intrecciati, fattori politici e fattori organizzativi. In primo luogo, il Partito Comunista d'Italia, contrariamente alle altre forze antifasciste, comprese quelle del Movimento Operaio, compreso il Partito Socialista, non smantella, non scioglie le sue organizzazioni, le mantiene in vita, sia pure sotto forma clandestina. Anzi, mentre il gruppo dirigente riformista scioglie la Confederazione Generale del Lavoro, i comunisti la ricostituiscono e nasce quindi una nuova CGL clandestina. Tengono in vita le cellule del partito, a cui aggiungono comitati di villaggio, comitati di fabbrica, gruppi giovanili, gruppi femminili, quindi una serie di piccoli organismi di massa, a volte anche nuclei molto ristretti, che però tengono in vita un'organizzazione del partito. Accanto a questo operano all'interno degli organismi di massa del regime, la famosa direttiva entrista, opera in particolare di Togliatti, raccomanda ai comunisti italiani, proprio nell'ottica di non separarsi dalle masse, di lavorare anche all'interno delle organizzazioni di massa del regime, quindi sindacati corporativi, dopo lavoro e così via. Quindi innanzitutto c'è questo punto, quello di non diventare mai un partito di esiliati, e a maggior ragione questa linea si rafforza dopo la svolta del 29, quando cioè il Partito Comunista d'Italia decide, soprattutto su pressione di quelli che allora erano i giovani Longo e Secchia, di riportare in Italia il centro di gravità del gruppo dirigente stesso del partito, quindi inviando in Italia dal centro estero non soltanto dei corrieri
che portassero appunto materiali o direttive, ma anche il più possibile dei quadri, dei dirigenti che per un periodo soggiornassero in Italia e appunto aiutassero le organizzazioni di base a orientarsi e a progredire. Naturalmente questa linea avrà anche dei costi umani e sociali molto, molto gravi, saranno molte quelle che allora si chiamavano le cadute, ossia gli arresti, e anche la previsione di una ripresa in qualche modo rivoluzionaria del partito e delle masse non si rivelerà del tutto giusta, non si rivelerà giusta. E tuttavia quella linea, Amendola parlerà di errore provvidenziale rispetto alle previsioni che il partito faceva, consentirà appunto ai comunisti di rinsaldare la propria presenza nel paese. Accanto a questo c'è un motivo di linea politica, cioè i comunisti a partire dalla metà degli anni 20 cominciano a chiedersi come il fascismo potrà essere scalzato, potrà essere abbattuto. E naturalmente la prima risposta, la prima ipotesi è quella di una rivoluzione proletaria con obiettivi socialisti che coinvolga quindi innanzitutto la classe operaia. Poi i comunisti cominciano a pensare che forse c'è anche un'altra possibile prospettiva, ossia una rivoluzione popolare antifascista, popolare quindi che oltre alla classe operaia comprenda anche altri settori sociali, contadini, braccianti, artigiani, anche settori di piccola borghesia, e che non ponga subito l'obiettivo del socialismo, ma appunto del ripristino di forme democratiche e possibilmente di una democrazia più avanzata rispetto a quella liberale prefascista. L'idea di una rivoluzione popolare, quindi che la rivoluzione italiana possa essere una rivoluzione popolare antifascista anziché una rivoluzione proletaria socialista, e la possibilità che la prima, la rivoluzione popolare, possa poi svilupparsi e trasformarsi invece in un avanzamento verso obiettivi socialisti, questa idea comincia a circolare nel gruppo dirigente del Partito Comunista d'Italia e induce i comunisti ad una linea assolutamente non settaria, ad una linea che comincia a guardare anche ad altri settori sociali e quindi a lavorare per la costruzione di un blocco di forze popolari che debbano scalzare il fascismo. Naturalmente con la classe operaia e i comunisti con un ruolo di avanguardia, e però appunto non isolati, non concepiti in modo isolato, ma alla testa di un blocco di forze sociali e politiche più ampio. Non a caso già all'inizio degli anni 30 viene costituita la sezione Alleati del Proletariato, che fa un lavoro politico verso gli intellettuali, i ceti medi, sarà seguita da Giorgio Amendola. Non a caso il Partito Comunista d'Italia si trova poi a proprio agio, in particolare dopo il settimo congresso, con la svolta dei fronti popolari, che consente di sviluppare al massimo questa politica. Questa stessa linea, quindi fortemente unitaria, tesa alla costruzione di un blocco sociale ampio per scalzare il fascismo e costruire una democrazia nuova, democrazia popolare, progressiva, questi termini cominciano a circolare già alla metà degli anni 30, quando Togliatti è in Spagna, vede davanti ai suoi occhi una rivoluzione popolare che costruisce una democrazia di tipo nuovo, che taglia le gambe al fascismo, innanzitutto colpendone le radici strutturali e quindi nazionalizzando le terre e la grande industria. Ecco, sulla base di questa concezione il Partito Comunista poi affronta la lotta di liberazione, e anche lì ha un ruolo decisivo fin dall'inizio. Se dovessimo individuare un documento fondativo della resistenza italiana, questo sarebbe certamente il promemoria sulla necessità urgente di organizzare la difesa armata del paese, che Luigi Longo stende già nella notte del 30 agosto del 43, quando ancora l'armistizio non è stato siglato, ma viene ampiamente previsto, e quindi assieme all'armistizio si prevede che i tedeschi, che sono presenti in forze con il loro esercito nel paese, diventeranno dei nemici, e quindi bisogna organizzare la difesa armata del paese, una difesa popolare, una difesa unitaria.
Ecco, questo documento che sarà sottoscritto il giorno dopo anche dalle altre forze antifasciste è un po' il documento fondativo della resistenza. E quindi questa è la concezione che i comunisti riportano, quella proprio del loro ruolo d'avanguardia, il che significa prendere l'iniziativa, fare le prime mosse, ma non per rimanere isolati e andare da soli alla lotta, ma sulla base di questa iniziativa portare anche altre forze sociali e politiche a combattere e quindi costruire un fronte antifascista ampio che poi sarà il fronte che porterà avanti la lotta partigiana. Naturalmente le brigate Garibaldi costituite dai comunisti sono le prime a essere formate, sono quelle più forti, saranno in larga misura quelle egemoni nella lotta di liberazione, e però accanto a questo loro ruolo i comunisti svolgeranno anche il ruolo unitario, contribuendo ai comitati di liberazione nazionale e soprattutto lottando sempre per una conduzione unitaria della lotta partigiana, proprio per evitare che le differenze tra le varie forze e prospettive politiche possa indebolire la lotta. E quindi Longo, che aveva già l'esperienza della guerra di Spagna, dove appunto pure aveva lottato perché le forze antifasciste avessero un unico comando militare e agissero unitariamente, mettendo un po' la sordina alle loro differenze, ripropone questa impostazione durante la lotta di liberazione, assieme a Secchia. Questa impostazione si ritrova fortemente nella svolta di Salerno di Palmiro Togliatti, tra il marzo e l'aprile del 44, che quindi legittima pienamente questa impostazione, anzi cerca di superare il dualismo dei poteri tra CLN e governo del Regno del Sud, e quindi anche in questo modo di rafforzare la lotta partigiana anche nei confronti del rapporto con gli alleati, che era invece diciamo difficoltoso, e quindi aveva bisogno di una piena legittimazione anche sul piano del governo. Ecco, quindi una giusta linea politica con le conseguenti misure organizzative può spiegare questa egemonia dei comunisti nella resistenza, che quindi non è un qualcosa di improvviso, ma è il frutto di 20 anni di lavoro politico, e non a caso la prima spallata al regime sarà data dagli scioperi operai del marzo 43, e anche in quel caso i comunisti giocheranno un ruolo d'avanguardia. Quando era piccolino papà, tutta la gente onesta e timorata, con lui non ci volevo parlare, e se ne allontanava schifata. Papà non era brutto, però studiava tra i borghesi più in vista, quello era il roculero, perché papà era un convinto comunista. Ed eccoci alla fine di questa nostra trasmissione, una trasmissione che avremmo cambiato volentieri, con una iniziativa che avesse coinvolto centinaia di persone, meno in altre che siamo riusciti a organizzare, non solo quelle che facevamo nel 2017, ricordava Papucci all'inizio, ma anche tutte le iniziative in corso degli anni sono state fatte, sia all'Ari, alle feste della Rossa, o alle nostre feste di Settembre Rosso. Però questo è il momento che stiamo attraversando, e augurandosi che tutto finisca il più presto possibile, si possa ritornare alla nostra normalità, anche nell'organizzazione di movimento delle lotte, noi concludiamo qui questa nostra giornata, questo nostro ricordo di questi 100 anni di vita del Partito Comunista Italiano, e l'abbiamo fatto grazie a delle persone, degli studiosi, dei ricercatori che ci hanno dato uno squarcio di questi 100 anni nei pochissimi minuti che abbiamo messo a disposizione con grande capacità, e quindi non possiamo che ringraziarli dal nostro più profondo cuore rivoluzionario, perché tutto si può dire della storia dei comunisti e della rivoluzione sovietica, però una cosa bisogna dire con chiarezza: se non fosse stata se non fosse esistita, se non ci fosse stata, tutti staremmo molto peggio. Io vi saluto e spero presto di poter ritornare insieme a un Compagni della Rossa a organizzare iniziative di questo tipo, di questa importanza, e magari con delle persone davanti. Grazie di nuovo da Paolo Caccione della
del 6 settembre Rosso di Empoli. Bene, concordo con Paolo Caccioni di Settembre Rosso e lo ringrazio. E ringrazio i nostri ospiti che in meno di 2 ore hanno ripercorso la storia del Partito Comunista a 100 anni dalla sua nascita, dove nel suo DNA aveva ben chiaro i principi di lotta di classe, i diritti dei lavoratori, per una società senza sfruttati. Erano per loro pratiche quotidiane, temi che come Associazione La Rossa cerchiamo di portare avanti anche oggi. Quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi chiediamo di seguirci come sempre su Radio 100 Passi e sui nostri canali Facebook, il nostro sito www.festarossalari e in trasmissione con La Rossa in Onda, che è su Radio 100 Passi naturalmente, tutti i mercoledì dalle 18 alle 19.55, in replica la domenica dalle 11 alle 13 e ci potrete seguire anche sul podcast, sempre messo su Radio 100 Passi. Il venerdì, il sabato e la domenica alle ore 18 fino alle 18.30 abbiamo la Zona Rossa, dove ci sarà musica e molto più. Un grazie da Simone dell'Associazione La Rossa e alla prossima puntata. Arrivederci a tutti. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de...